amici, bentornati sul mio canale. Nel video di oggi vi volevo mostrare come realizzare questo bellissimo fuoriporta. Questo l'ho realizzato interamente utilizzando la ricamatrice. Guardate quanto è bello! Abbiamo Babbo Natale e Babba Natale o Mamma Natale, non lo so voi come la chiamate. Guardate, io lo trovo stupendo. Adesso vi spiegherò passo passo quindi come realizzarlo utilizzando la ricamatrice. Poi io ci ho messo insomma questi pendenti, ma questa è, diciamo, poi un per i decori, è un qualcosa che andrete a fare a gusto vostro. Noi andremo a vedere semplicemente come realizzare quindi Babbo Natale e Mamma Natale. Non ve lo faccio vedere perché poi passaggio, una volta che avete capito come funziona questo, è facile realizzare anche lei. E mi scuso in anticipo perché il video sicuramente sarà lunghissimo, ma purtroppo i passaggi sono tanti e preferisco farveli vedere tutti in modo da poterlo realizzare nel modo migliore. Questo file l'ho scaricato da Telegram, poi qui sotto troverete il link appunto del canale dove l'ho scaricato, in modo che così potete andare lì, ricercarlo e scaricarvelo anche voi. Ma adesso, come dico sempre, bando alle ciance, all'opera! Come prima cosa del progetto andiamo a fare la barba di Babbo Natale, perché dobbiamo seguire un certo ordine. Il viso sarà l'ultima cosa che va fatta. Per la barba di Babbo Natale io ho intelaiato questo telaio che è di 13x18, ovviamente con lo stabilizzatore, quello in carta, quello insomma che si strappa, il classico stabilizzatore. Adesso inserisco il mio telaio, abbasso il piedino e il primo giro che andrà a fare è il contorno per farci vedere dove dobbiamo poi posizionare la barba. Adesso ho terminato il contorno, quindi la sagoma di dove poi dobbiamo andare a posizionare il tessuto o quello che scegliamo per fare la barba. Io ho scelto questo qui è un materiale che viene venduto apposta per creare barba e capelli di Babbo Natale, e infatti si trova in questo periodo natalizio, lo potete trovare. E adesso lo vado a posizionare esattamente sopra alla traccia che ha appena fatto la macchina, però non lo posso ricamare in questo modo. Perché? Perché sennò altrimenti rischierei che i peli si incastrano al lago e quindi il lavoro non uscirebbe bene. Quindi prendo questa, che l'ho già fatta vedere in passato, è nient'altro che della plastica idrosolubile, ma se non avete questa potete utilizzare anche delle bustine, quelle che si utilizzano per il congelatore, e magari prendete quelle più fine, quelle non troppo spesso, vanno benissimo anche quelle. Quindi adesso io posiziono questo qui, ovviamente faccio attenzione al verso perché essendo una barba ha dei peli e quindi devo metterlo al verso corretto. Una volta posizionato basso il piedino e gli faccio fare un altro giro. Tengo il mio lavoro con la mano perché così almeno blocco anche questa parte, cioè questa plastica che ho appena messo, e gli faccio fare un altro, quindi un altro giro di contorno. Adesso vado a staccare il mio telaio perché dobbiamo tagliare tutto il contorno in eccesso. Qui sopra magari ci lasciamo un pezzettino, non lo tagliamo proprio del tutto, poi lo andiamo a risistemare in un secondo tempo.
Quindi per tagliare la barba io utilizzo queste, quindi un'altra cosa, la plastica qui la lascio perché? Perché comunque serve sempre per la questione appunto del pelo che si potrebbe incastrare, quindi non vado a toglierla. Così delicatamente vado e taglio tutto questo contorno. Ok, allora ho tagliato quindi tutto il contorno, però ho lasciato comunque la plastica qua sopra, come potete vedere, l'ho tagliato un po' meno perché poi vi faccio vedere che qui ci servirà per congiungere la barba al visino di Babbo Natale. Rimettiamo il nostro telaio. Sistemiamo di nuovo tutto. Adesso gli andiamo a far fare un altro giro di contorno. Questo lo fa per fissare ancora meglio dopo che l'abbiamo tagliato. Adesso ha terminato quest'altro giro. Siccome dobbiamo fare la bocca di Babbo Natale, quindi tolgo il cotone bianco e metto questo rosso. Quindi adesso andrò a fare il contorno della bocca di Babbo Natale. Adesso con delle forbicine dovremo tagliare tutto questo pezzettino qui interno, quindi togliamo di nuovo il nostro rotolo. Questo ovviamente è facoltativo, se volete potete anche lasciarlo. Allora, ho tagliato il contorno quindi della bocca. Adesso ci metto un altro pezzettino di plastica perché nel tagliarlo per forza maggiore ho anche tolto un pochino di plastica, quindi ci rimetto un pezzo di plastica sopra, reinserisco il tutto. Ok, e adesso facciamo fare un secondo giro. Ok, adesso andrà a effettuare quindi soltanto la rifinitura qui della bocca. E anche la rifinitura della bocca è stata effettuata. Adesso andrà a fare un altro giro di contorno della barba. Questo perché? Perché dobbiamo mettere sotto al telaio un pezzo di tessuto. Io utilizzerò questo panno Lenci bianco e lo vado a posizionare qui sotto, cercando ovviamente di prendere tutta la parte necessaria. Essendo panno Lenci rimane rigido, quindi non ho problemi riguardo al fatto che si potrebbe spostare o altro mentre lavora. Ricambio il filo e lo metto bianco e gli faccio fare questo giro.
dopo che ha finito il contorno per bloccare il sotto, togliamo un'altra volta il nostro telaio, giriamo e andiamo a tagliare tutto l'eccesso che abbiamo qui sotto. Quindi sempre utilizzando queste forbici andiamo e tagliamo tutto questo contorno in questo modo. Tagliato il contorno, adesso reinseriamo il telaio così che andrà a fare il giro di rifinitura della barba, quindi rifarà tutto quanto il giro per appunto terminare e concludere tutta questa parte qui sotto. Lavoro è terminato, quindi anche la barba è fatta. Allora, adesso smontiamo il tutto dal nostro telaio. Basterà andare a strappare in questo modo. La plastica la lascio perché poi dopo dovremo andarla a metterla sul viso, quindi comunque è meglio che rimane per ora. Questa parte in più che avevo lasciato però la vado a togliere, quindi la toglierò, vedete qui la cucitura, qui proprio a filo cucitura, quindi la vado un po' a accorciare. In questo modo, ecco qua. E adesso la nostra barba la mettiamo da parte, poi dopo la andremo a riprendere quando andiamo a fare il visino. Adesso andiamo a effettuare le braccia. Allora, io ho deciso di fare sia Babbo Natale che Mamma Natale o Babba Natale, non so insomma voi come la chiamate. Quindi andrò a fare un braccio di Babbo Natale e un braccio di Mamma Natale. Se voi invece volete fare solo uno dei due personaggi, ovviamente farete sia il braccio destro che il braccio sinistro. Comunque nel file li trovate. Io adesso andrò a fare invece soltanto un braccio per ognuno di loro. Quindi inserisco il telaio, va bene anche un telaio piccolo 10x10 per questa operazione. Faccio fare il mio solito contorno. Adesso che ho effettuato il contorno del primo braccio, vado e metto un po' di imbottitura, questa qui così, che non è molto spessa, e l'appoggio in modo che mi prenda tutto il braccio, quindi controllo bene che prenda tutto. Poi metto sopra il panno Lenci. Ecco qua, e adesso gli faccio effettuare quindi quest'altro giro per bloccare il tutto. In questo caso non serve mettere la plastica perché comunque abbiamo il panno Lenci. Quindi facciamogli effettuare quest'altro giro.
adesso togliamo il nostro telaio e andiamo a ritagliare tutto il contorno. Taglio ovviamente sia l'imbottitura che anche la parte superiore. Adesso gli facciamo fare un altro contorno perché ci dirà la parte della manina, quindi il braccio, un pezzettino di braccio con la mano. Ne andiamo a fargli fare questo piccolo contorno. Adesso quello che dobbiamo andare a fare è prendere un pezzo di tessuto e farlo scivolare sotto. Questo perché? Perché dobbiamo andare a rifinire la parte sottostante. Se no, quando lo togliamo dal telaio, poi vediamo l'imbottitura e questa cosa non va bene. Quindi metto il tessuto in modo che insomma mi copre tutta la zona che deve cucire. Ok, e adesso vi facciamo fare un altro giro. Adesso togliamo il telaio e andiamo a ripulire la parte dietro, quindi andiamo a togliere tutta questa stoffa in eccesso, quindi andiamo a tagliare tutto il contorno. Rimettiamo il nostro telaio e andiamo a cambiare il filo e adesso lo mettiamo il colore insomma della pelle perché questa è la manina. Fare la rifinitura della mano con il pezzettino di braccio. Adesso che ha terminato quindi tutta la rifinitura qui sotto, dobbiamo andare a fare la parte di sopra, quindi il resto della manica della nostra mamma Natale, perché quello che stiamo facendo adesso è mamma Natale. Allora, siccome che è rossa, io cambio il filo, metto il rosso. Facciamo fare sempre il solito giro per farci vedere esattamente dove poi andrà messo la stoffa. Ok, adesso dobbiamo mettere quindi un pezzo di stoffa sia sopra che anche sotto, così da rifinire anche la parte di sotto. Quindi mettiamo prima quella di sotto, così vediamo in trasparenza se prendiamo tutto il nostro lavoro per bene. E poi mettiamo questa qui sopra. Ok, adesso gli facciamo fare quindi un ulteriore giro.
adesso che ha terminato questa operazione, tolgo il telaio e vado a ripulire, quindi levare tutto l'eccesso sia qui sopra che quello qua sotto. E quindi una volta ripulito sia sopra che sotto tutto il contorno, rimettiamo il telaio, ultimo giro di rifinitura della nostra manica. Poi andrà anche a effettuare un contorno, un giro di contorno per il braccio di Babbo Natale. E ha finito il contorno quindi della manica. Adesso va a fare un traccia di dove poi dobbiamo posizionare la stoffa per quanto riguarda il braccio di Babbo Natale. Ok, ha terminato la traccia del braccio di Babbo Natale. Adesso andiamo ad inserire quindi la nostra imbottitura coprendo la traccia appunto e poi il panno lenci. Così cambiamo il filo e mettiamolo di un altro colore. Adesso effettuerà di nuovo il contorno del braccio di Babbo Natale. Ok, ha terminato anche questa operazione, quindi adesso andremo a eliminare tutta questa stoffa in eccesso. Leviamolo il telaio e andiamo a tagliare quella stoffa in eccesso. Ok, adesso che abbiamo tagliato la stoffa, reinseriamo il telaio e quello che andrà a fare adesso è la manica di sopra, quindi ricambiamo nuovamente il cotone, mettiamo quello rosso e andiamo a effettuare una prima traccia per capire esattamente qual è il punto che poi dobbiamo posizionare la stoffa. Ha terminato il giro del tracciamento del contorno, andiamo a mettere un pezzo di tessuto sotto al telaio e un pezzo lo mettiamo sopra. Io utilizzerò sempre il panno lenci su tutto il lavoro, quindi mettiamo questo e mettiamo quest'altro. Bassiamo il piedino e gli facciamo fare un altro giro per fissare appunto questo pezzo. Adesso togliamo il telaio, tagliamo tutta la stoffa in eccesso, sia quella di sopra che questa qui di sotto. Allora, adesso che abbiamo tagliato tutto, vado a rimettere il telaio e gli faccio fare il giro di rifinitura della manica. Dobbiamo far fare il contorno della mano, quindi cambiamo nuovamente filo, mettiamo quello rosa e gli facciamo fare questo contorno, così vediamo poi esattamente dove posizionare la stoffa per la parte di sotto, perché sotto ovviamente non l'abbiamo ancora messa la stoffa della manina, l'abbiamo messa soltanto la sua parte superiore. Ok,
Adesso mettiamo la stoffa, quindi la facciamo scivolare sempre sotto al nostro telaio, quando siamo sicuri che copre tutto, gli facciamo fare quest'altro giro per bloccare la stoffa di sotto. Adesso andiamo a smontare il nostro telaio e andiamo a tagliare la stoffa in eccesso, quella di sotto ovviamente. Dopo aver tagliato la stoffa di sotto, reinserisco il telaio e vado a fargli fare il contorno di rifinitura. Adesso che ha finito di ricamare quindi la manina, andiamo a fare il contorno per quanto riguarda il polsino della manica di Babbo Natale. Quindi mettiamo il colore bianco e facciamogli fare questo contorno. Adesso che ha terminato il contorno, andiamo ad inserire quindi due pezzi di panno lenci, uno sotto al nostro telaio, quindi lo facciamo scivolare delicatamente sotto, ok, e un altro invece lo mettiamo sopra, così, e un altro lo appoggiamo qui. Adesso riabbassiamo il piedino e gli facciamo fare quest'altro giro di contorno. Adesso togliamo il telaio, andiamo a tagliare tutta la stoffa in eccesso, sia quella sopra che quella di sotto. Adesso che ho tagliato quindi tutto il contorno della nostra stoffa in eccesso, abbassiamo il piedino e andiamo a fargli fare la rifinitura del polsino della manica di Babbo Natale. Ok, e anche il polsino è terminato. Adesso le braccia le abbiamo tutte e due e dobbiamo semplicemente andarle a toglierle dal nostro telaio in questo modo. Un'altra cosa, allora, questo è un piccolo trucchetto che utilizzo io. Molte volte succede che il contorno non lo andiamo a tagliare bene, quindi rimangono questi pezzetti così di stoffa, di tessuto. Allora, se utilizzate come me il panno lenci, potete andare a fare una cosa. Intanto guardate quanto è carino, è rifinito bene anche sul retro e sulla parte davanti. Allora, quello che io normalmente vado a fare in questi casi, a parte eliminare proprio quella in eccesso, facendo attenzione ovviamente a non prendere il ricamo, quindi non prendere la cucitura che è stata effettuata, quindi elimino un po' l'eccesso. Poi fatto ciò, prendo, aspettate che ci sono dei filetti, tagliamoli perché non ci servono, ok, prendo un accendino e lo passo su tutto il contorno in questo modo. In questo modo, non so se lo vedete dalla telecamera, praticamente andrà a bruciare
il panno Lenci, il colore non cambia, quindi comunque rimane sempre il colore del panno Lenci, e andrà a rifinirlo un pochino meglio. Allora, io questo lavoro lo faccio con il panno Lenci, non so se funziona anche con la stoffa non ci ho mai provato, quindi se volete provarci a rischio e pericolo vostro, col panno Lenci non succede nulla, rimane come vedete perfettamente e quindi il lavoro secondo me esce molto più pulito. Ok, e queste sono le braccia di Babbo Natale e Mamma Natale. Li mettiamo da parte perché adesso dobbiamo andare a fare il cappello. Andiamo a fare il cappello di Babbo Natale. Per il cappello io utilizzerò un telaio 13x18, quindi vado ad inserire il mio telaio, ovviamente sempre con lo stabilizzatore di carta, e partiamo subito sempre con il contorno, con il tracciamento, che è quello che ci poi darà l'indicazione di dove dobbiamo andare a posizionare il tessuto. Dopo il tracciamento andiamo a posizionare l'imbottitura e anche il tessuto, facendo attenzione ovviamente che copra tutto quanto il tracciamento che era stato fatto. Così. Ok. E adesso gli facciamo fare un altro giro per fissare il tutto. Il telaio, andiamo ad eliminare tutto l'eccesso del contorno, sia dell'imbottitura che del tessuto. Una volta quindi ripulito il contorno, adesso dobbiamo andare a fare la parte, quindi il tracciamento della parte del cappello, quella rossa, perché abbiamo una parte bianca, una parte rossa e poi la parte sopra qui è bianca. Quindi adesso andiamo a effettuare questo tracciamento. Quindi una volta che hai effettuato questa traccia qui di contorno, andiamo a mettere un pezzo di tessuto sotto per rifinire quindi la parte di sotto, cercando ovviamente di sistemarla in modo che prende tutto quanto, e un altro tessuto sopra. Copriamo bene la traccia e adesso gli facciamo fare un altro giro di contorno per bloccare questo tessuto. Adesso che ha finito tutto il contorno, andiamo a tagliare la stoffa in eccesso, sia quella sopra che quella sotto. Quindi togliamo il telaio e andiamo a effettuare questa operazione. Adesso che abbiamo quindi ripulito tutto il contorno, andiamo a fargli fare la rifinitura del cappello.
adesso che ha terminato quindi di fare tutto il contorno del cappello, dobbiamo andare a fare la parte qui sopra. Quindi quello possiamo decidere se farla così bianca o se eventualmente metterci della pelliccia, metterci qualche altra cosa. Io la lascio così bianca, se no, altrimenti. Se mettete la pelliccia o mettete cose pelose, mi raccomando, ricordatevi di mettere sempre la busta di plastica o quella plastica, insomma, che vi ho fatto vedere prima per la barba. Io la lascio così col panno Lenci bianco. Quindi adesso semplicemente metto questo, ok, il bianco, e andiamo a far fare una traccia, quindi un contorno sia dell'uno che dell'altro, perché ci servirà poi per inserire il panno Lenci bianco sotto. Adesso andiamo a inserire quindi sotto, io ho preso dei scarti che avevo del panno Lenci e le vado a inserire qui sotto. Ovviamente cerco di prestare attenzione che prende tutto quanto il contorno come deve essere preso. E poi metto questo qua. E adesso andiamo a fargli fare un altro giro di contorno. Adesso che ha terminato questa operazione, dobbiamo staccare il telaio ed andare a ritagliare quindi tutta la stoffa in eccesso che abbiamo messo qui sotto. Quindi andiamo a rifilare questa stoffa. Una volta rifilato quindi tutto il contorno, adesso andiamo a fargli fare la rifinitura sia del pompon sopra del cappello che qui della parte bianca. Adesso che ha terminato il lavoro, basterà staccare il tutto dal telaio, dargli una ripulita come ho fatto vedere prima con l'accendino e lo mettiamo da parte perché il prossimo passaggio sono i baffi e le sopracciglia. Per fare questo lavoro utilizzo un telaio 18x13 e come sempre ho messo lo stabilizzatore di carta. Quindi vado ad inserire il mio telaio
come prima cosa effettuerà un giro per tracciare quindi sullo stabilizzatore la sagoma di quello che dobbiamo andare a fare. Quindi abbasso il piedino e gli faccio fare questo lavoro. Adesso andiamo a posizionare quindi il tessuto, insomma quello che voi avete scelto da mettere. Nel mio caso io metterò sempre questa specie di pellicetta per dare la sensazione che sono insomma i baffi e le sopracciglia, quindi l'effetto diciamo del pelo sia dei baffi che delle sopracciglia. Quindi mi prendo e posiziono una qui sopra al sopracciglio ed un altro sopra all'altro sopracciglio. Così. Poi andiamo a sistemare anche la parte per i baffi, vediamo la misura che mi serve. Si potrei anche fare una cosa, utilizzo direttamente questa per entrambe, tanto è bella larga. Ok, allora adesso che ho coperto tutto quanto, vado a mettere la mia plastica. Ok, adesso vi faccio fare quindi il giro, il contorno sia dei baffi che delle sopracciglia. Terminato il contorno dei baffi e delle sopracciglia, adesso vado a togliere il telaio e vado a ritagliare tutta quella parte in eccesso, quindi tutto il contorno sia dell'uno che dell'altro. Ok, adesso ho tagliato tutto il contorno in eccesso, rimettiamo il telaio. Ovviamente io la plastica l'ho lasciata perché questo poi dopo ci servirà per continuare il ricamo sia di adesso che dopo quando l'andiamo a posizionare sul viso. Facciamo scivolare sotto al telaio un pezzo di tessuto o panno lenci, cercando di ovviamente prendere tutta la sagoma. E gli facciamo fare un altro giro così da bloccare il panno lenci che abbiamo messo sotto. Adesso stacchiamo il telaio e andiamo a tagliare quindi il panno lenci in più che è qui sotto e andiamo a rifilare la sagoma. Adesso che abbiamo rifilato tutto il panno lenci in eccesso che era qui sotto, giriamo e andiamo a riposizionare il nostro telaio. Quindi lo reinseriamo alla macchina.
così e andiamo a far fare poi adesso tutta la cucitura, quindi il ricamo di rifinitura, sia per quanto riguarda i baffi che le sopracciglia. Adesso che ha terminato tutto il contorno di rifinitura, togliamo questo, lo andiamo a staccare dal telaio e prepariamo un altro telaio, sempre 13x18, sempre con lo stabilizzatore di carta, per andare a fare il viso. Quindi adesso che abbiamo inserito il nostro telaio, vado a fargli fare la prima traccia. La prima traccia serve per indicarci dove e come posizionare il cappello. Quindi adesso vado a togliere il telaio e andrò a posizionare il cappello qui su questa traccia che mi ha creato. Quindi questa parte deve andare esattamente qui. Una volta che sono riuscita a posizionare quindi questa cucitura del cappello sulla traccia che mi ha segnato sul telaio, vado e blocco il tutto con dello scotch. Io utilizzo dello scotch di carta, però insomma vedete voi come vi trovate meglio. Preferisco questo perché questo, anche se poi andrà a cucire qui sopra, essendo di carta poi lo posso andare a staccare tranquillamente. Mi raccomando, questa è una parte dove dovete essere il più precisi possibili. Ok, quindi controlliamo di nuovo. Ok, adesso che abbiamo bloccato il nostro cappello, vado a reinserire di nuovo il mio telaio così e gli faccio fare la traccia per bloccare il cappello sul telaio. Adesso riabbasso il piedino, gli faccio fare la traccia di sotto. Questo serve per segnarci dove dobbiamo posizionare invece la nostra barba. Ok, adesso togliamo di nuovo il telaio e come prima, utilizzando appunto dello scotch, questo stacchiamolo un pochino perché arriva troppo giù. Ok, allora adesso come prima vado a posizionare la barba sul segno che mi ha fatto, utilizzando come punto di riferimento questo, il secondo, perché se voi notate c'è una cucitura qui e una cucitura sotto, dobbiamo andarla a posizionare sulla cucitura sotto per bene e una volta fatto ciò blocchiamo il tutto con lo scotch. Allora,
qui togliamo un attimo un po' di, ok, un po' di questo qui, perché se no ci impiccia, però lasciamo comunque qui la plastica e poi blocchiamo con lo scotch. Adesso che ho bloccato bene con lo scotch, vado ad inserire quindi il mio telaio. E gli faccio fare la cucitura per fissare quindi questa parte di sotto della barba. Adesso lo scotch possiamo anche levarlo, ed essendo di carta lo levate insomma facilmente, anche se magari sopra c'è passata la macchina da cucire, ma non, anche se ha cucito si toglie agevolmente. Quindi togliamo questo scotch qui. Ok, poi se volete potete anche smontare il telaio per ripulirlo per bene. Ok, adesso gli facciamo fare un giro di contorno perché ci indicherà la traccia per il viso. Sopra la traccia da fatto andiamo a metterci la nostra imbottitura e il pezzo di panno lenci. Ovviamente copriamo bene la traccia che ha fatto, ok, in questo modo, perfetto. E adesso gli faccio fare un altro giro per bloccare il tutto. Adesso andiamo a togliere il telaio e dobbiamo andare a tagliare tutta questa parte in eccesso, quindi andiamo a ritagliare tutto il contorno. Adesso che abbiamo ripulito il tutto, andiamo a fargli fare un altro giro perché ci deve indicare il punto dove ci saranno poi dei capelli che dobbiamo applicare, che escono fuori dal cappello, quindi più o meno in questa zona vicino all'orecchio. Quindi facciamo fare questo contorno, quindi questo tracciamento. Adesso andiamo a effettuare gli occhietti di Babbo Natale. Qui, come vedete, questa piccola parte è la parte dove dopo dobbiamo andare a inserire quindi i nostri capelli. Adesso dobbiamo mettere un pezzo di tessuto o panno lenci sotto per rifinire il visino, quindi la parte di sotto del visino. Quindi mettiamo in modo sempre che copra il tutto, cambiamo il filo perché questo adesso non serve più, metto quello rosa perché tanto poi dopo sopra il viso dobbiamo andare a farlo con questo qui, quindi metto direttamente questo colore.
e andiamo a fargli fare il contorno, così che ci blocca anche questo di sotto che abbiamo appoggiato. Ok, adesso andiamo a fargli fare la rifinitura di questa parte qui, quindi soltanto le orecchie, la parte di sotto del viso. Allora, ha terminato la rifinitura della parte di sotto del viso, adesso deve fare un altro tracciamento per poi dobbiamo posizionare qui e all'altra parte, diciamo, i capelli che escono fuori. Quindi io ho cambiato il filo, l'ho messo di colore bianco perché poi i capelli che andrò a mettere saranno bianchi e gli facciamo fare questo giro di tracciamento. Adesso vado a prendere queste, li posiziono qui e ci metto un pezzettino di plastica. In modo che così non crea problemi poi con l'ago. Quindi facciamo in questo modo e inseriamo in modo che copre bene la parte dei capelli. La stessa identica cosa la vado a fare dall'altra parte. Ovviamente poi quando arriverà qui per fare questa parte dobbiamo stare attenti che appunto scavalca e che la prende bene, quindi lì poi magari vedremo di dargli noi una mano, con la mano, insomma, cerchiamo di fare in modo di... Adesso, prima che arriva qui, io blocco la macchina, quindi areggo bene questa parte in modo che così sono sicura che la va a prendere bene. Adesso ha terminato questa parte. Adesso dobbiamo togliere il telaio, andare a tagliare tutta la parte in eccesso. Quindi smontiamo e dobbiamo andare a ripulire queste parti qua, quindi questi triangolini che vedete. Ok, ho ripulito quindi questa piccola parte di, diciamo, i capelli di Babbo Natale. Adesso andrà a fare un giro di contorno e rifinitura della parte qui di sotto del cappello e dei capelli. E adesso ha finito anche questo giro di rifinitura. Quello che dobbiamo andare a fargli fare adesso è una traccia qui, perché ci deve segnare il punto dove dobbiamo poi mettere i nostri baffi. Quindi abbassiamo il piedino e gli facciamo fare questa traccia. Ok, adesso prendiamo il centro dei nostri baffi, quindi li pieghiamo così che ci segniamo il centro e li andiamo a posizionare qui
dove ha fatto appunto la traccia. Ora, una cosa importante è areggerli, oppure se non li volete areggere potete metterci dello scotch. Quindi li posizioniamo bene, bassiamo il piedino e facciamo fare questa unione tra i baffi e il resto del viso. Eccoli qua. Il viso di Babbo Natale è terminato, quindi adesso basterà staccarlo da qui, ripulirlo tutto quanto per bene e poi vi faccio vedere come lo assemblo. Adesso andrò a incollare i pezzi utilizzando la colla a caldo in questo modo. Quindi prima incollerò le sopracciglia di Babbo Natale, poi le braccia direttamente qui sopra a questo cerchio di polistirolo che ho rivestito, e poi metteremo in ultimo le due teste in questo modo, e poi andrò a metterci qualche altra decorazione qui, poi vediamo un attimino. Però per chi vuole, magari se invece di questo di polistirolo utilizza un cerchio imbottito, può anche cucirli direttamente sopra il cerchio senza utilizzare la colla a caldo. Questo ovviamente poi vedete voi come preferite, sia per l'assemblaggio cosa utilizzare, se ago e filo o magari la colla a caldo. Bene amici, e questo è il nostro fuori porta completato. Vi piace? Spero che insomma questo video vi sia piaciuto. Io ho messo anche questi altri pezzi, così diciamo quando è appeso poi alle campanelline e insomma questi alberelli, queste decorazioni fatte così. Poi diciamo che questa parte ovviamente ognuno poi esprimerà la propria fantasia. Guardate quanto sono belli questi capelli finti, questa barba finta di Babbo Natale, danno più un senso realistico. Ho messo questo ciuffettino così, quasi come se loro tenessero in mano questo mazzetto di fiori. Bene amici, il nostro video si conclude qui. Se il video vi è piaciuto mettete un bel like, condividete così che il canale può crescere. Se non siete iscritti e vi piacciono questi video, potete iscrivervi e accendere la campanellina, così che poi vi arriveranno le notifiche per i prossimi video. Se avete dubbi e domande scrivetemelo, così che poi vi posso rispondere qui sotto. Per quanto riguarda il file, metto il canale Telegram dove l'ho scaricato, così potete andare lì e scaricarlo. Io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao amici, a presto!